Non facciamoci negare mai la democrazia, togliamoci il bavaglio e con orgoglio rivendichiamo sempre il diritto di esserci, di essere informati, di conoscere e partecipare. Il 17 aprile il referendum contro le trivellazioni a mare è un grande momento di democrazia. È un grande momento di partecipazione. Noi di Farambiente siamo contro le trivellazioni. Pensate che il 14 marzo in Tunisia, sulle isole Kerkenah, a 120 km dalla costa italiana, vi è stata una grave fuoriuscita di petrolio che ha alterato l'equilibrio ecosistemico di quel mare. Nessuno sa niente, nessuno deve sapere niente. L'Ordine dei biologi italiani ha sostenuto che bisogna votare contro le trivellazioni perché il rischio per l'inquinamento del nostro mare è altissimo, essendo il nostro un mare chiuso. Lo stesso Papa Francesco, nell'enciclica Laudato Si, ci ha invitato ad amare l'ambiente. La bellezza è la vera occupazione per il nostro paese. Pensate, l'enogastronomia, i nostri beni culturali, là sì che noi possiamo fare occupazione per i nostri giovani. Il valore ambiente è un valore rivoluzionario. Il nostro paese deve fare il piano energetico che non si deve basare sul petrolio che ormai è scaduto, ma si deve basare sull'energia rinnovabile. Noi di Farambiente invitiamo tutti gli italiani, ed io che rappresento l'ambientalismo ragionevole, invito gli italiani ad andare a votare, esercitare la democrazia, ma soprattutto votare contro le trivellazioni a mare perché non abbiamo bisogno del petrolio per pochi, ma abbiamo bisogno tutti quanti noi di esserci e soprattutto di liberarci dalle catene che ogni giorno qualcuno ci mette con orgoglio esserci, e soprattutto il creato è un atto di amore. E dobbiamo noi, con fiducia sempre, amare la bellezza e l'ambiente per consegnarlo poi ai nostri figli, alle generazioni future. Noi siamo solo dei custodi, non siamo i proprietari di questa bellezza. E la bellezza ci salverà, ma la bellezza è essenzialmente amare, amare l'ambiente che ci circonda e valorizzarlo e promuoverlo.